Allora, fermi, fermi tutti. Sono sicuro che appena avete letto questo titolo... No, Anthony, ma come? Ci avevi promesso che una cosa del genere non l'avresti più fatta. Ci è ricascato di nuovo. No, ci ho riflettuto sopra parecchio. Non mi diverto più a registrare video dentro casa, bensì all'aperto. Non riesco più a divertirmi come un tempo, semplicemente io, la videocamera e la mia cameretta. Anche grazie al vostro contributo, quindi leggendo tutti quanti i commenti, sia negativi che positivi, ho capito dove ho sbagliato nello scorso video. Quindi oggi vi riporto un nuovo episodio, modificato, migliorato, reso diciamo un po' più carino, perché l'altro era uscito abbastanza pesante. E questa volta con me ci sarà Marcolino, con il suo cappellino rosso. Oggi andremo a dare fastidio alle povere femminucce. In che modo? Mia. Io sarò al telefono con lui mentre parlerò con le ragazze e gli chiederò il loro username di Instagram. Esatto. Se riuscirò ad indovinare il loro numero di follower, mi dovranno dare un bacio. C'è la probabilità che Marco non riesca a capire bene il nome della tipa. Ditemi voi cosa ne pensate di questo video. Baciare ragazze con Instagram. Bella. Allora, siamo qui con Francesca. Ti sei abbronzata? Piacere, Gilberto. Ximena. Io sono uno youtuber, come puoi ben vedere. Cerco di essere un mago. Ok. Instagram ce l'hai? Sì. Da Instagram ce l'hanno tutti. Se io riesco a dire il numero preciso di follower, mi prendo un semplicissimo bacio a stampo. Bacio a stampo? Ok. Ma cosa? Bacio a stampo è un piccolo bacio così. Oh, ma taglielo con la lingua, che cazzo te ne frega? Mi concentro, mi devo mettere in posizione. Nome, nome. Come ti chiami su Instagram? Ximena Retana. Allora, fermi. Qui abbiamo un problema. Dimmi le lettere. Ximena G. G. Ah, allora, J. 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 Di Jack. J. I. M. Okay. Tutto attaccato, giusto? Sì. Allora, concentrazione. No, non c'è, non lo trovo. Ti chiami proprio così tu su Instagram? Sì. Ah. Non lo trovo. C'è qualche problema. C'è qualche problema, la mia mente. J. I. I. M. M. M o N? E. E. N. N. Tra, è M o N, non lo capisco. Ximena. Ximena. Ok, Ginena ci sono. È difficile. Ximena. Ok, ci sono, ci sono. Cognome? Retana. Retana. Con una T. Sì. Ximena Retana. Dovrei esserci riuscito. Ma c'è la T o la I? 508 follower. Bene, il mio cervello ha risposto. 508 follower. Sono tre cifre. 508. Andiamo a vedere. Verifichiamo. Sta Ximena. M'ha fatto sudare sette camicie. Ximè, te lo dico subito, eh. Vedi quello che devi fare. Oh. Attenzione. 508 follower. Mostriamo. Eccola qua. Ma che ti ha dato sto nome strano? Mamma o papà? Mamma. E adesso chiamiamo tua madre e ti facciamo cambiare nome. E andiamo all'anagrafe e cambiamo nome. Perché? Dai, su. Perché? È molto bello. È messicano. Cioè, tipo, piacere. Ximena. Sei messicana? Messicana? Io sono italiano, quindi. Viva il Messico! E Ximena, mi raccomando, Ximena. Ce l'abbiamo fatta, anche questa è fatta. Ah, comunque, ero al telefono con un mio amico. Ah. Ecco perché due ore a fare Ximena. J, I, Marco? Ti sento. Non capisci niente, Amplifon. Oh, digli al Ximena lì come si chiama. Salve. Allora, prima ho incontrato una che stava prendendo il sole. Sì. Invece adesso ho incontrato una con gli occhiali da sole, però senza il sole. Come ti chiami? Margherita. Gaia. Tu hai Instagram, naturalmente, sì. No? Perché tutti hanno Instagram nel mondo. A te piace Instagram o preferisci Facebook? No, Instagram. Io faccio da poco i trucchi di magia, quindi devo sperimentare se sono abbastanza in grado. Proverò a fare un qualcosa di cervello. Se riesco ad indovinare quanti follower hai precisamente proprio su Instagram attraverso solo il tuo username, io mi prendo un semplice bacio a stampo, se no mi prendo uno schiaffo. Vai, il nome. Mi devi dire il tuo username. E io... ma io non me li ricordo. Poi li andiamo a vedere, tranquillo. Okay. Gaia Princiotto trattino basso. Fermi tutti, allora, Gaia. Sì. Gaia. Cognome? Princiotta. 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 P. R. I. N C I O T T A. Ok? Trattino basso. Quanti follower hai? Vediamo. 1263 seguaci, Milano. Minchia, sì, ma è pure figa, oh. 1263. Vediamo, vediamo quanto siamo. Gaia, Gaia. Ce l'abbiamo fatta? Sì. Oh mio Dio. Ce l'hai fatta, sì o no? Rapido e indolore. Cosa? Il bacio a stampo. Nana.
La scommessa. La scommessa. Quali scommessa? Abbiamo fatto la scommessa. Te l'ha dato nostro bacio? Sulle guance? No, avevo detto a stampe. Se io sbagliavo me lo prendevo lo schiaffo. Amica, dai. Buon proseguimento di serata. Su Italia 1. Sì. Oh, ma te l'ha dato nostro bacio? In tutto ciò, sì, sono... Te l'ha dato, sì! Abbiamo qui Amanda, che non si chiama Amanda, che si stava pulendo i piedi. Ho un canale su YouTube di magia, da poco. Quindi sono un mago che ha intrapreso da poco questa sua... Vabbè, non te frega un cazzo. Se io riesco ad indovinare quanti follower hai tu su Instagram, semplicemente con il tuo username, mi prendo un piccolo bacino a stampo in cambio, ok? Ok. Quindi devi soltanto dirmi come ti chiami su Instagram. Federica Venditto. Federica Venditto. Non ci sono trattini, è tutto attaccato? Sì. Proprio Federica Venditto? Sì, tutto okay. Minuscolo. Ok, tutto minuscolo allora. Sto calcolando. 1285 seguaci. 1285 follower. Sì. Andiamo a controllare. Non me li caricano, un altro G. Un altro G. Un altro G, ma cosa? Però sono 1285. 1285 sì. Follower. Missione compiuta. Questo è stato il risultato, raga. Quindi cerchiamo di arrivare almeno a 50.000 mi piace per un prossimo episodio. Cosa? 50.000? Sono pochi, zio. 50.000 sono giusti. No, sono pochi, 60.000. Ah, 60.000, spariamo così. Commentate qua sotto con altre metodologie che posso utilizzare per questo format. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Seguiteci su tutti i social network, certo. Link qua sotto in descrizione. Io ringrazio Marco per aver collaborato con me. E ci vediamo col prossimo video. Certo.